Grazie per questa sua partecipazione a How Can We Govern Europe, settima edizione, e ci fa un enorme piacere, ovviamente, in particolare la sua presenza, visto che di lei parliamo. Andiamo subito in corpore viri, diciamo, cominciamo con le nostre domande. La prima è una domanda di carattere generale per inquadrare un po' il periodo in cui siamo, cioè perché l'accordo di luglio tra i governi europei sugli interventi di risposta alla crisi economica causata dalla pandemia, a suo giudizio, ha rappresentato veramente un giro di boa nel percorso verso una vera unione politica? Un primo passo, perlomeno? Guardi, io parto sempre da quello che stiamo vivendo e quello che stiamo vivendo col Covid-19 è una condizione globale che comunque accelera molti processi, accelera in negativo sicuramente per le sofferenze delle nostre popolazioni, ma rende anche la necessità che alcune parole diventino realtà. Autonomia strategica europea. La nostra visione di investimenti sul Green Deal, su un futuro europeo che, come l'avevamo tracciato già dal periodo pre-Covid, era molto importante. Quindi quello che sta succedendo accelera molte tendenze e in Europa io sono triste per ovviamente per la condizione anche della seconda ondata, ma è positiva che l'Europa stia facendo fronte. Commissione, BCE, Consiglio europeo, Parlamento europeo si stanno muovendo nella stessa direzione. La politica fiscale delle regole e anche la politica monetaria si muove per sostenere l'economia europea, non solo per proteggerla, come vediamo sui mercati, anche per avere una visione, che è la visione dell'autonomia strategica e delle grandi direttrici. I 1.800 miliardi del bilancio 21-27 del Next Generation verranno investiti nello stesso modo in tutti e 27 paesi, con intensità differenti, ovviamente alcuni paesi avranno di più, altri di meno, ma al 40% saranno per la transizione green, al 20% per quella digitale, coesione sociale. Quindi ci muoviamo tutti insieme facendo anche debito comune, che è un grande obbligo morale che assumiamo tutti e 27. Quindi dico che sofferenza per quello che stiamo vivendo, ma è positivo che l'Europa si muove in maniera comune, coesa e coerente. Adesso questi 1.800 miliardi di cui parlava lei in realtà sono bloccati da un veto di due paesi, Ungheria e Polonia, che impediscono che tutto il programma parta. Come può essere superato questo stallo? Perché ci sono varie scuole di pensiero su come fare. A suo giudizio, qual è la via per superare queste obiezioni? Ma guardi, le vie sono tante, ma io resto convinto della via che abbiamo scelto. Nell'accordo del 21 luglio c'erano due paragrafi della dichiarazione che parlavano di condizionalità per il rispetto dello Stato di diritto. Non è una novità. L'abbiamo firmata tutti e 27. Poi c'è stato un negoziato col Parlamento che Polonia e Ungheria contestano. Ma in quel negoziato ci sono elementi nuovi rispetto a luglio. Faccio un esempio, il freno d'emergenza per i paesi che vogliono richiamare il Consiglio nel caso vengano indicati come violatori della condizionalità. Quindi io non credo che bisogna inventarsi nessun accordo intergovernativo. Bisogna rispettare quella che è un indirizzo fondante dell'Unione Europea. Perché non sono solo le risorse e gli investimenti, ma anche dei valori che noi condividiamo, e soprattutto paesi come la Polonia e l'Ungheria, che durante le procedure sul sub-articolo 7 rivendicano di non violare assolutamente la rule of law, io non capisco perché debbano temere, proprio se loro dichiarano che non violano assolutamente le previsioni dell'articolo 2, io non capisco perché devono avere paura di questa condizionalità. C'è una contraddizione di fatto nella posizione. E in più penso che non è più tempo di veti. I veti sono qualcosa che dobbiamo consegnare al passato dell'Unione Europea.
Secondo lei questa vicenda si scioglierà in maniera più merkeliana che macroniana? Il presidente Macron invece è uno di quelli che sostiene fortemente un'integrazione dentro l'Unione Europea, mentre la cancelliera Merkel, che adesso è anche presidente di turno dell'Unione, è più per invece un cammino che sempre insieme e continuando su questa strada. Secondo lei, quindi, prevale una visione più tedesca che più merkeliana, diciamo, che macroniana di una integrazione a più velocità? Guardi, l'Europa, come lei sa, è a spiriti, visioni, identità parlamentari dei singoli 27 paesi che sono molto differenti. Quello che ci unisce in questa fase, anche prima delle elezioni americane, con l'elezione di un presidente che nelle dichiarazioni ovviamente ha un legame forte con la visione transatlantica, è che l'Europa abbia scelto con la presidente Ursula von der Leyen una propria autonomia strategica. Io credo che questa sia una parola che abbia non solo le risorse, come dicevo, per realizzarla, ma abbia anche una visione che guarda al futuro. Per troppi anni, negli ultimi decenni, siamo stati divisi, siamo stati ostaggio di veti contrapposti, di politiche mancanti, come per esempio sull'immigrazione. Adesso è tempo invece di continuare, di andare spediti su processi di integrazione più forte. La sanità è un esempio. A febbraio, quando è scoppiato il Covid, la sanità era una politica assolutamente relegata alle volontà nazionali. Oggi invece abbiamo fatto dei passi avanti molto forti, anche di coordinamento, ma di condivisione di risorse e progetti. Quindi io credo che il mondo post-Covid avrà quegli elementi negativi che conoscevamo anche prima e avrà la necessità di un'Europa che faccia fronte, abbia una sua visione, una sua identità e abbia anche delle strategie nuove. Quindi dal congiunto di varie posizioni si arriverà a lavorare tutti insieme sull'autonomia strategica. Ok, grazie. Veniamo adesso più in Italia. Da giorni sui giornali c'è forte polemica o dibattito, se vogliamo dire, sui tempi del recovery italiano, del nostro piano nazionale. Ci siamo in ritardo rispetto alle scadenze, stiamo rischiando di non arrivare in tempo? Ah, guardi, sulla stampa italiana, che io apprezzo e rispetto, i toni sono sempre alti, ma è normale su qualsiasi argomento. Poi sotto sotto c'è un po' di noncuranza dei dettagli tecnici dell'accordo che abbiamo firmato, perché basterebbe guardare quelle indicazioni e molte domande che vengono sollevate avrebbero risposte immediate. L'Italia ha presentato le proprie linee guida a settembre. In un mese in Parlamento si è lavorato con tutte le commissioni, audizioni dei ministri, audizioni di soggetti stakeholder pubblici e privati, e si è arrivato a due mozioni parlamentari molto importanti che purtroppo non vengono conosciute dal largo pubblico, ma due mozioni parlamentari che hanno approvato le linee guida e hanno fatto una scala di quelle che sono le priorità per azioni concrete. Noi, in base a quel mandato, unici in Europa, non mi ricordo che ci siano altri parlamenti che abbiano votato sulle linee guida, abbiamo aperto il cosiddetto dialogo informale il 15 ottobre, come richiesto dalla Commissione, con la task force che si occupa appunto della pianificazione dei PNRR a livello europeo. E questo dialogo andrà avanti fino a che non sarà pubblico la data della presentazione ufficiale, perché al momento, con i veti, con i ritardi, al momento ancora non è ben definita la data. Quello che facciamo in contemporanea, ovviamente aggiorneremo il Parlamento a inizio settimana per dare aggiornamenti su quello che è il dialogo con Bruxelles, quindi in base alle mozioni presentate, e vogliamo, questo è un tema molto importante, anche se nel dibattito italiano è stato declinato in maniera un po' confusa, anche approvare la governance del PNRR. Come lei sa, nella struttura europea ci sono, questo piano ha quattro capitoli: la visione,
i progetti, le azioni, le linee guida. Il terzo è la governance, che è necessaria perché il piano ha un'impegnativa al 23 e una spesa al 26, quindi ha delle tappe molto forzate, serve una struttura tecnica che implementi e renda esecutiva tutta la progettualità anche con deroghe alla legislazione attuale, in modo che poi riusciamo al capitolo 4 a avere una valutazione di impatto che vada sul PIL, sulla crescita, sull'occupazione, sull'inclusione sociale. Quindi io non seguo con molto di attenzione tutto il dibattito, ma il cronoprogramma è deciso da Bruxelles e noi rispettiamo alla lettera quelle che sono le indicazioni di Bruxelles. Non a caso la Presidente Ursula von der Leyen proprio la settimana scorsa ha dichiarato che l'Italia è sulla strada giusta. Noi dobbiamo lavorare in maniera seria, informare il Parlamento, perché la democrazia italiana si fonda sul rapporto col Parlamento, e poi lavorare con la Commissione fino a quando ci sarà la data di presentazione dei piani, che al momento è ha dei ritardi oggettivi, visto anche la procedura di vetro. Però questo ci conforta. Le volevo chiedere, appunto, parlando di quello che c'è dentro al piano adesso, l'Unione ci chiede, tra le altre cose, di fare alcune riforme strutturali importanti, ce lo chiede da anni, l'ha ribadita adesso, la giustizia, la pubblica amministrazione, e non sono questioni che si risolvono così, no? Neanche ma il Parlamento non può affrontare e risolvere da solo. Ci sono anche varie, cioè per esempio c'è un suo predecessore che era solo sottosegretario, Sandro Gozzi, che dice l'Italia dovrebbe agganciarsi ai piani francese e tedesco per stare dentro a un progetto industriale europeo, da quale non dobbiamo essere più. Ecco, come state, senza entrare troppo nei contenuti, perché so che poi in materia della prossima domanda, ma come ci state lavorando all'interno del governo e che garanzie ci sono che poi questi piani, questi impegni che prenderete voi con Bruxelles andranno avanti anche con un prossimo governo, perché prima o poi ci sarà un prossimo governo, il piano probabilmente potrebbe andare riguardo ai prossimi anni, ma guardi, a base del piano ci sono le country specific recommendation della Commissione, soprattutto 2019-2020. Le due più importanti, lei le citava, riforma della pubblica amministrazione e riforma della giustizia, che ha un impatto anche sull'attrazione di investimenti al nostro paese. Io non credo che siano condizionalità o richieste dell'Unione Europea, credo che siano grandi necessità del nostro paese farle. Sulla pubblica amministrazione, con la semplificazione abbiamo iniziato, la digitalizzazione sarà una spinta fortissima per modificare quelle che sono le traiettorie di utilizzo e del rapporto tra Stato e cittadini. E la giustizia anch'essa è da tempo che dobbiamo implementare delle riforme, quindi non sono condizionalità ma sono necessità del paese, e il fatto che saranno garanzia qualunque governo ci sarà è anche legato all'arrivo delle risorse, perché insieme agli investimenti anche le riforme sono fondamentali, con uno scadenzario ben chiaro per raggiungere gli obiettivi, per attingere alle risorse. Per quanto riguarda i progetti transnazionali, sì, nel nostro piano, come abbiamo discusso con gli amici spagnoli in un vertice alle Baleari poco tempo fa, come abbiamo discusso con la Francia, io stesso con la Germania, noi ci crediamo molto negli IPCEI, nei cosiddetti progetti che abbiano una valenza europea, e su alcune frontiere sono necessarie. Li faccio tre esempi: idrogeno verde ha bisogno di investimenti tecnologici consistenti per far sì che questo veicolo energetico si rafforzi dal punto di vista delle capacità tecnologiche, microprocessori, così come abbiamo fatto anche gli investimenti insieme per le batterie. Quindi ci sono delle frontiere tecnologiche del green che meritano investimenti singoli, che però vengano fatti in consorzio, così anche da
realizzare un'autonomia strategica europea tecnologica che sia più forte. Quindi alle sue due domande rispondo assolutamente sì, e saranno parte del piano, perché è un indirizzo strategico che noi condividiamo. Ecco, lei mi dice, ma sul piano c'è molta riservatezza, nel senso, ovviamente le linee guida si sanno, ne avete parlato in Parlamento, ma sono diciamo chiusi nelle perché c'è tutto questo questa necessità di riservatezza per poter avere un dibattito in realtà più lineare, i mercati si scuotano, perché siete così? No, non c'è nessun segreto di Stato, c'è un lavoro che si fa, si è fatto alla luce del sole. Io capisco che a molti non interessa seguire i lavori parlamentari, ma le linee guida e tutte le priorità del paese sono in quelle due mozioni, sono bei documenti, c'è tante cose, e in base a quelle due mozioni si è aperto il dialogo con la Commissione, perché è importante comprendere la condivisione della scrittura dei piani. Aggiungo anche che le filiere sono nette, 40% green, che abbia un impatto sulla neutralità climatica, significa determinate cose. Significa certo investire su economia verde, economia circolare, impresa verde e grandi problemi dell'Italia come il dissesto idrogeologico e l'acqua, ma significa anche la decarbonizzazione del trasporto pubblico, l'intervento sul patrimonio immobiliare, come c'è scritto anche nelle flagship europee. Quindi i temi del PNIEC, del Piano Nazionale Energetico, e degli obiettivi climatici sono parte. Io a volte mi sorprendo che qualcuno si sorprenda che nelle linee guida europee, nelle linee guida italiane c'è tutta la matrice su cui costruire piani che però abbiano una capacità econometrica e anche una capacità che abbia un impatto sull'economia in Italia da realizzare. Poi il prossimo, dopo il primo step con la Commissione, aggiorneremo il Parlamento. Sull'aggiornamento del Parlamento faremo quello che si fa normalmente, anche discutere con gli stakeholder privati, pubblici, con i comuni, le regioni, perfino a finalizzare, quando avremo il cronoprogramma ben definito, anche il piano nazionale, che il Parlamento ovviamente è fonte di sostegno. Io credo che i passaggi vadano fatti per bene. C'era chi diceva che di fronte a questioni complesse spesso si trovano soluzioni semplici, ma spesso le soluzioni semplici sono sbagliate. Invece bisogna lavorare su una complessità di pianificazione, una complessità anche di rapporti e di analisi, e a volte una riservatezza sull'impatto industriale. Questo è comprensibile, anche perché l'effetto annuncio non è, onestamente per parte mia, una delle cose più sbagliate che c'è. Si annuncia quello che è possibile fare, quello che è accordato con la Commissione, quello che il Parlamento sostiene. Io mi hanno tenuto una domanda sulla cabina di regia, ma lei ha accennato prima, nei giorni scorsi so che avete avuto un incontro col Presidente del Consiglio, con altri esponenti del governo, quindi si sta andando verso questa cabina di regia con un gruppo di ministri, lei condivide che non è centralizzato a Palazzo Chigi, è centralizzato nel governo. No, ma è quella la logica che molti paesi stanno utilizzando, basta vedere altri paesi, la Francia, il Portogallo, la Spagna, quelle che in chiaro hanno già individuato. La stessa struttura anche del lavoro che si fa a Bruxelles, cioè uno steering committee politico ristretto, un'organizzazione per filiera che organizzi tutte le progettualità delle differenti linee guida, è una tecnostruttura, si è scritto 300, la stampa ovviamente sempre dà i suoi numeri, ma una tecnostruttura che per 6 anni deve reggere l'impatto di tutta la pianificazione, realizzazione, rendicontazione e trasparenza a Bruxelles, quindi non si può affidare questo a uno staff ristretto. Per esempio il mio ministero, che non è un ministero di spesa, non avrà un ruolo in questa cabina di regia. Certo, il ruolo tipico è quello di rapporto con Bruxelles, di tutta questa operazione, ma qui dobbiamo lavorare non più sulla pianificazione ma sull'esecuzione, e l'esecuzione
che ha degli obiettivi di tempo molto chiari, 26, 23 impegnativa e 26 spesa, deve essere fatta con regole che siano chiare, semplici, efficaci e anche vadano a sostituire a volte dei poteri che magari intralciano le procedure, sempre nel rispetto ovviamente della legislazione sugli appalti, che è quella europea. Quindi mi spiace che ci sia sorpresa, ripeto, a leggere le carte, a leggere le specifiche europee, questa sorpresa può svanire molto facilmente. Serve una governance che sia nelle esecuzioni molto efficace, efficiente, con una tempistica realizzativa che sia chiara. Certo. A difesa della mia categoria vorrei solo dire che se qualche giornale scrive 300, è perché qualcuno ce lo dice di solito. Ma guardi, sì, no, ma guardi, io no, veramente ho molto affetto per, essendo un liberale, ho molto affetto per la libera stampa e per la libera critica, ci mancherebbe. Però a volte la libera critica deve essere basata anche su informazioni che sono già conosciute da settembre, perché i documenti, le specifiche e le linee guida europee sono conosciute da settembre. Così come tutta la pianificazione, il tema della governance addirittura l'abbiamo detto già in Parlamento a ottobre che si sarebbe dovuta fare, ma non per una sfiducia nei ministeri, figurarsi, o nella burocrazia, ma perché l'esecuzione che ci richiede Bruxelles, l'esecuzione di tutti questi, l'assorbimento, come si dice in termine tecnico, di tutte queste risorse, deve avere dei tempi molto scadenzati e rispettosi dei milestone, dei targets che noi indichiamo. Per fare questo serve una struttura dedicata a questo lavoro, ma non è nessun segreto e nessuna voglia di accentrare o creare altri staff. È evidente che non si può fare. Le citavo il caso del mio ministero. Il mio ministero non è un ministero di spesa, quindi non è che ci possiamo inventare dalla mattina alla sera esecutori di progettualità intese come bandi di gara e procedure di messa a terra di risorse. Quindi è un lavoro tecnico che bisogna fare e noi lo facciamo, ripeto, come tutti i passaggi, in chiaro dialogo con la Commissione e la sua task force. Perfetto, Ministro, la ringrazio molto, le auguro buon lavoro e speriamo di sentirci presto. E adesso possiamo andare avanti con i lavori del nostro evento. Arrivederci. Arrivederci, grazie.